un convincente 4-2 consente alla Gioiesa e ad Anni del Gallico Catona di allungare in classifica, approfittando anche del pareggio della Reggio Mediterranea che sabato si è fatta fermare sull'1-1 al 94esimo da un rigore di Le Piane del Rende. Quindi salgono a 5 i punti di vantaggio per la capolista, che a questo punto potremmo dire comincia a sentire odore di fuga. Nel calcio non è mai detto l'ultima parola, ci sono tantissime giornate ancora da giocare, però questa è una prima avvisaglia che la squadra di Nocera vuole lanciare al campionato proprio nel sopraggiungere, diciamo, anche del mercato di dicembre, quando ci possono essere eventualmente cambi per tutte le squadre. Per quanto riguarda il resto della giornata, possiamo dire che lo Scalea vince per 1-0 sul Soriano e quindi rimane in terza posizione e quindi cerca di mantenere il ritmo delle prime della classe. Importante la vittoria della Paolana a Bocale per 1-0, che consente alla squadra di Paola di non essere più ultima in classifica, dove rimangono invece ultima in classifica il Sersale, che con il pareggio contro la Morrone raggiunge, almeno per quanto riguarda la parte bassa della classifica, Città di Acri, che viene sconfitta in casa per 3-1 dal Gioiosa Ionica. Vittoria dell'Isola Caporizzuto per 4-2 contro la Stilo Monasterace, e il Brancaleone rimane fermo sullo 0-0 contro la Propa Sport.